Così. Eccolo qua, mamma mia, che belli, che belli. Guarda qua. Maro. San Valentino è vicino. Ho fatto i baci per Perugina in casa. Fateli anche voi. Caso sono uno spettacolo. Provateci, guardate qua che belli, va. Andiamo, andiamoli a fare. Siamo quasi a San Valentino. Cosa ci si fa? Baci per Perugina. Li andiamo a fare noi in casa. Qual è il problema? Cioccolato lo mettiamo a sciogliere nel microonde. Vai. Perfetto, cioccolato sciolto, ci ho messo anche un po' di burro, mi raccomando, eh. Poi ci andiamo a mettere la Nutella, così, questa è un po' dura perché siamo in inverno, quindi è normale che è un po' duretta. E ci andiamo a mettere la granella di nocciole. Voi se volete fare qualcosa di più gustoso, potete mettere granella di mandorle, granella di pistacchio, io ci metto quella di nocciole perché faccio proprio i classici. Alla fine ognuno ci mette quello che vuole dentro di questi qua. Ecco qua. Andiamo di mischiare. Una volta che abbiamo mischiato tutto, questo composto deve andare al freezer per almeno 15 minuti. Perfetto! Ho tolto dal freezer il composto e dobbiamo fare delle palline in questo modo qui. Cercate di farle belle rotonde, così il risultato poi viene perfetto. Prendete una nucella, una nocciola e la schiaffate qui così. La dovete incastrare in modo che dopo possiamo formare il nostro bacio. Prendete una quantità di cioccolato e la dovete arrotolare nelle mani. Così, arrotolate fra le mani, lo mettete qui. Prendete la nocciola e la incastrate sopra, dove si incastra, ok? Come stanno uscendo belli? Pallina e ci incastriamo la nocciola sopra, così. Guardate qua come sono belle queste nocciole, guardate qua questi baci. Adesso in freezer 10 minuti e poi li ripestiamo di cioccolato fondente. Baci tolti dal freezer. Adesso 100 g di cioccolato fondente. Aggiungiamo una punta d'olio di semi, ricordatevi sempre l'olio di semi del cioccolato che viene lucido, perfetto. Adesso microonde e mettiamo a sciogliere. Cioccolato sciolto, abbiamo messo anche l'olio di semi e si vede, guardate come è lucido. Bacio, lo buttiamo dentro così, ok, lo immergiamo per bene, così, scoliamo per bene, così, guardate qua. E lo mettiamo di nuovo qua sulla carta. A San Valentino non andate a comprare quelli là originali. Almeno vi divertite in casa a farlo voi, no? Guardate qua come sono belle, non vi dico cosa sembrano. Allora, adesso in freezer così si seccano e poi li incartiamo con la stagnola come veri baci. Perfetto, allora i baci sono pronti, guardate qua come sono belli. Adesso ne incartiamo qualcuno in questo modo qui. Mettiamo qui sulla parte, sulla base, e dobbiamo racchiuderla così, guardate a me, così, guardate qua, ecco qua il primo bacio, eccolo qua, mamma mia, che belli, non me l'aspettavo che uscivano così belli, eh? Potete fare anche dei messaggini sulla carta da forno e ce li mettete dentro. Perfetto, è arrivato il momento di spaccarne uno. Dobbiamo vedere se sono venuti, no? Quindi, col coltello, andiamo a... Guarda qua. Maro, bellissimi! E allora, che c'è da dire? Che c'è da fare? C'è da mangiare? Provate anche voi questa delizia e fatemi sapere come sono.